Il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, quest'anno la principessa Costanza compie 25 anni. Eh sì, quest'anno la data storica dei 25 anni di questa manifestazione. È una manifestazione che cresce sempre di più di anno in anno, è una manifestazione che, dove si dà la possibilità, che poi ritengo che è una manifestazione che non è solo di Teggiano, ma è di tutto il territorio, direi, della provincia di Salerno, tant'è che insomma la regione Campania ci ha investito e ci continua a investire su questa manifestazione. È una manifestazione ricca di cultura, una manifestazione dove c'è il volontariato, che è un volontariato che ci mette nelle condizioni di realizzare la manifestazione. Un ringraziamento va alla Proloco, che ogni anno ci mette tanta passione e tanta organizzazione. Beh, diciamo che è una manifestazione che di anno in anno cresce, proprio perché ci sono le novità, ogni anno c'è un qualcosa in più. Biagio Matera, presidente della Proloco di Teggiano, la Costanza compie 25 anni, è un traguardo importante. Come pensa di festeggiare questo evento e quali sono le novità di quest'anno? Ma sicuramente è un evento importante ed è un appuntamento importante per la storia della Proloco, della manifestazione di Teggiano, ma io credo non solo di Teggiano. Questa è una manifestazione che oramai ha avuto un successo regionale e nazionale, e quindi è per noi importante, una grossa responsabilità cercare di far crescere questa manifestazione e di portarla a un livello ancora maggiore. Noi abbiamo quest'anno anche investito un poco sulla comunicazione, proprio perché riteniamo che sia importante, nonostante abbia raggiunto i successi che dicevo, sempre più far conoscere questo, perché la comunicazione diventa importante per arricchire, cioè, conoscendo la manifestazione si ha un maggiore successo e quindi c'è la maggiore opportunità di poter arricchire e portare le novità. Ci sono delle novità importanti, la prima fra tutte ci sarà la presenza delle tre principesse che si sono succedute nel corso degli anni. Proprio perché al termine dei 25 anni è chiusa la presenza di tutte e tre che hanno contribuito al successo della nostra manifestazione, era importante e sono sicuro che incuriosirà pure, e quindi è una novità che già mi risulta abbia avuto un certo successo, un certo interesse. Valorizzeremo nel corso del corteo alcuni aspetti religiosi, culturali, daremo spazio nelle varie piazze a spettacoli itineranti, sulla villa in particolare permetteremo la presenza e l'esibizione di tanti artisti che sono presenti nella manifestazione. E queste poi sono, diciamo, le novità principali. Poi nel corso della serata si svilupperanno tante iniziative. Ovviamente, come ho più volte detto, è difficile apportare delle novità quanto una manifestazione ha un così grande successo. Quindi queste novità ci vogliono, però bisogna essere sempre attenti a non sbilanciarsi tanto. La Costanza comunque attira nel paese considerato la perla del Vallo di Diano tantissime persone e comunque coinvolge tutta la cittadinanza. Sì, è il segreto del nostro successo è questo, innanzitutto la presenza della cittadinanza, in tutta la comunità partecipa a questa festa, a questa manifestazione. Non solo soci della Proloco, questa è una manifestazione che oramai il teggianese sente sua, partecipa, vuole dare un contributo, questo è il successo principale. Poi abbiamo questa manifestazione ha avuto la grande capacità di cogliere nel segno, perché ha coniugato l'aspetto storico, l'aspetto culturale, le tradizioni, le origini, ha valorizzato ogni aspetto storico, culturale, artistico, e questo è piaciuto a tutti, questo è quello che oggi il turista addirittura cerca,
E quindi questa è la ragione principale del nostro successo, e questo noi abbiamo valorizzato, continueremo a valorizzarlo sempre più, e questa deve essere la ragione dell'impegno e la ragione del nostro domani. Cinzia Innelli, sono trascorsi 25 anni e la figura della principessa è intramontabile. Sì, la figura della principessa è intramontabile perché è una favola che si rinnova di anno in anno, è un'emozione che si rigenera e l'emozione è un po' di tutte le bambine, tutti i bambini che sognano guardando il principe e la principessa, è un po' come aiutare, è un sogno che aiuta a vivere meglio, oppure ci fa credere che forse la vita è un sogno in questo modo, ma certamente non è un'emozione che tramonta, è un'emozione che ogni anno diventa più forte e sicuramente più coinvolgente. Concetta Maria, tu sei stata la prima principessa. Cosa si prova a sfilare di nuovo dopo tanto tempo? Beh, sicuramente è tanta l'emozione, non ti nascondo, sono anche un po' imbarazzata perché comunque il tempo è passato e quindi la cosa insomma mi rimette in gioco, però spero di riuscire a trasmettere questa emozione che porto dentro e soprattutto l'attaccamento al mio paese, alle nostre tradizioni, in modo tale da trasmettere ai ragazzi questa voglia di partecipazione, a prescindere dall'età.